Fl-Italja u pajjiżi oħra isħana estrema u distribuzzjoni tal-elettriku huma wkoll fuq l-Aġenda Nazzjonali. L-Italja wkoll qed tilħaq livell ta' konsum qawwi ħafna u fuq l-istazzjonijiet raj fost oħrajn din qed tkun waħda mit-temi ewlenin diskussi. I primi allarmi, il sospetto che, come accade, l'uso di tanti dispositivi per il gran caldo avesse generato dei sovraccarichi. Subito i tecnici di e-distribuzione del gruppo Enel si sono messi al lavoro. Un lavoro che continua tuttora e che da ieri è stato ininterrotto. Prima gli interventi di bypass sui cavi danneggiati in profondità dal caldo e dall'umido eccezionali di questi giorni. Anke effis għallija il-pressjoni kbira bit-tekniċi għajdu li id-domanda b-mod partikolari rizultat ta' apparat li kessax fost l-aktar li fa' pressjoni. Uffiċali ta' kumpanija tal-enerġija t-kelmu dwar dan u l-effetti li jesħana etħal fuq l-infrastruttura. Quanto è durato tutto questo Gabriele presidente di consumerismo.it. tra l'altro ci sono state diverse aree, ad esempio in Sicilia è successo per 36 ore. Le interruzioni di energia elettrica sono molto frequenti nel nostro paese. Anche il bel Capital Italiana Roma ha trattettat men daul, che fu col Milano.